Ciao. Come state qua dentro? Bene? Bene. Sto a posto. All'interno della base di Conetta il clima è ben diverso da quello che si respirava appena due mesi fa, quando le proteste scoppiate in seguito alla morte della giovane ivoriana Sandrine Bakayoko avevano sollevato il velo sulle condizioni inumane in cui vivevano i profughi. Gli ospiti della struttura sono oggi 1050, quasi 500 in meno rispetto all'inizio dell'anno. Non ci lamentiamo di come siamo trattati, spiegano alcuni di loro, ma vogliamo i documenti per poter andarcene di qui. We need freedom, no freedom here. Tutti va bene, ma solo non c'ho lavoro. Mangiare bene e tutte cose che loro danno, tutto è bene. Ma solo il problema c'è lavorare. Non c'è lavoro per queste persone, c'è tante persone e non c'è lavoro. Questo è un problema. In mattinata la visita di ispezione dei parlamentari di Sinistra Italiana Peppe De Cristofaro e Giovanni Paglia si è trasformata in un'azione di protesta, quando deputato e senatore si sono incatenati a un albero per chiedere la chiusura della base. Rispetto a quando io venni qui la prima volta, noi venimmo qui la prima volta, maggio dell'anno scorso. Devo dirlo onestamente, qui siamo probabilmente alle condizioni di vivibilità migliori, cioè se dobbiamo stare su un percorso fatto per rendere migliore la vita di chi è qui. Qui non è il problema di gestione locale. Il problema è possibile che ci siano persone che continuano, diciamo, a essere messe in mille in condizioni simili. Questo tipo di accoglienza è molto critica verso chi vive in questi centri, ma naturalmente anche molto critica verso il territorio, cioè verso le persone che abitano qua attorno. È proprio sbagliato in radice questo modello, va completamente ripensato. E va immaginata un'accoglienza invece degna di questo nome, che sia fatta per piccoli gruppi. Qui non siamo a Trapani, ok? Qui non siamo a Mineo, qui non siamo sulle coste dove la gente arriva. E quindi è assolutamente insostenibile, è assolutamente non civile e non è neanche legale che la gente venga ammassata qua in migliaia, in centinaia, ma anche fossero soltanto poche decine per mesi, mesi e mesi. La protesta è terminata dopo una telefonata del sottosegretario agli interni Domenico Manzione, che ha promesso l'apertura di un tavolo sulla situazione dell'accoglienza in Italia.